Quest'anno torna il 1° maggio ad Isola del Liri nella sua forma classica. Una grande emozione poter riospitare il 1° maggio a Isola del Liri dopo questi 2 anni di pandemia, accompagnati purtroppo anche dalla guerra. Infatti lo slogan è il lavoro per la pace. Penso che oltre che il lavoro per la pace debba esserci la dignità del lavoro. Più che uno slogan dovrebbe essere, oltre che un giorno di festa, anche un giorno di proposta vera, concreta, da fare per tutelare i lavoratori. Siamo contenti che ci sia il corteo del 1° maggio ai Sodelliri, perché è dal 1905 che viene fatto, per raccontare un po' la storia di Isola del Liri, che è una storia che ha avuto uno sviluppo industriale importantissimo, ma non deve essere solo un giorno di ricordi, ma attraverso quei ricordi capire anche come fare per risollevare questo territorio. Ci sarà il corteo che partirà alle 9 da Piazza Boncompagni, passerà per tutta Isola Liri, anche superiore, fino a Borgo Nuovo e tornerà giù. Ci saranno poi vari interventi delle sigle sindacali, ci sarà la possibilità di vedere le mostre di pittura che ci saranno in galleria e anche la visita nei nostri siti, grazie a Discover Ciociaria e Ste Isola, che hanno organizzato le guide al Castello Boncompagni, a Villa Nota Pisani, alla Cartiera Lefevre. Questo per raccontare un po' la nostra storia e anche le nostre bellezze. E poi ci sarà l'evento finale per dare un po' di serenità a tutti coloro che vorranno stare qui a visitarci, dove con One M Fest abbiamo organizzato, ormai in collaborazione dal 2019, degli eventi Samuel Subsonica, e quindi ci saranno anche ragazzi e ragazzini che potranno divertirsi il 1° maggio. 1° maggio a Isola del Liri, quest'anno è una festa ma anche una giornata di lotta. Assolutamente sì, è una giornata importantissima, siamo davvero molto molto soddisfatti e contenti, ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco che ha davvero voluto fortemente questo evento dopo 2 anni di pandemia. Siamo contenti perché crediamo che sia una festa, ovviamente la festa dei lavoratori, del lavoro, ma anche una giornata di proposta. Noi invieremo un messaggio importante il 1° maggio a tutte le istituzioni presenti, alla Regione Lazio, a tutte le amministrazioni della provincia di Frosinone, perché dobbiamo ripartire con il lavoro, con la dignità, con le prospettive, con gli investimenti, il rilancio, l'occupazione, per non chiamare più questo territorio area di crisi complessa, ma territorio di lavoro, di prospettiva, rendendo onore anche al ricordo di chi ha fortemente voluto queste iniziative in più di 150 anni di storia, che noi mestamente vorremmo onorare con la presenza importante del 1° maggio attraverso il nostro corteo e attraverso poi le iniziative che l'amministrazione ha messo in campo anche in tutta la giornata nel pomeriggio con tutti i cittadini di Isola Liri e della provincia di Frosinone. Segretaria, questa sera la presentazione del programma del 1° maggio con un appello e un messaggio di speranza. Assolutamente, la speranza deve essere il filo conduttore che ci accompagna in questo corteo, in questo nostro comizio, in tutta la celebrazione del 1° maggio. Dopo 2 anni, se non abbiamo anche la speranza insieme a noi, finisce tutto. La speranza, per l'appello che noi vorremmo fare anche come slogan di questo 1° maggio 2022, al lavoro per la pace, è ricco di contenuto simbolico ovviamente, ma anche emotivo rispetto a tutto questo che ci sta travolgendo. E poi la speranza non soltanto per i lavoratori e le lavoratrici che verranno in piazza insieme a noi, che verranno a sfilare nel corteo come hanno sempre fatto per 131 anni ad Isola del Liri, ma anche di tutte le famiglie, perché in questo 1° maggio, in questa celebrazione che abbiamo così studiato, elaborato in ogni minimo dettaglio, ma come sempre accaduto, c'è qualcosa per ciascuno, per i bambini, per chi il lavoro non ce l'ha, per chi lo sta cercando, per chi ha finito di lavorare e è in quiescenza. Ecco, noi vorremmo dare questo messaggio, che all'interno della celebrazione autentica del 1° maggio i significati possono essere plurimi e possono accomunare un po' tutte le famiglie, perché guardate, io che sfilo in queste strade cittadine da diversi anni, in questo corteo ho trovato sempre tantissime famiglie con i bambini, con i nonni e qualcuno con qualche sentimento di rimpianto di quando si era al lavoro e qualcun altro con la speranza che l'anno successivo sfilava da lavoratore e da lavoratrice.
È una giornata sicuramente di festa, ma anche insomma, di impegno, di grande impegno. Il primo maggio sarà una giornata di festa per tutti quanti, però come diceva il collega della CGIL non può essere solo festa, sarà una giornata di proposte che i sindacati si accingono a fare e poi per trovare pure le soluzioni anche per il territorio che è martoriato da troppi anni, che per problemi sia di lavoro che aziende che chiudono. Quindi essendo una festa senza rovinare diciamo la gioia per i lavoratori, per la gente che parteciperà, noi cercheremo di fare delle proposte proprio per quello che pensiamo siano le soluzioni per il territorio, perché comunque sia il sindacato, quello è il suo lavoro, fare le proposte, discutere e trovare delle soluzioni. Come nel periodo, non dobbiamo scordarci che nel periodo del Covid i sindacati sono sempre stati aperti, quindi hanno dato i servizi proprio per stare vicino alla gente. Quindi è una festa del lavoro, ma è anche una festa della gente, del territorio. Siamo veramente orgogliosi di ospitare un artista come Samuel dei Subsonica, fra l'altro in turco i Subsonica, che lo strappiamo con il suo progetto solista e lo portiamo ad Isola del Liri per la prima data ufficiale del suo tour da solista Elettronica Tour, per l'unica data nel centro-sud Italia e l'unica data gratis. Quindi diciamo che forse siamo riusciti a fare un qualcosa di molto particolare. Io rappresento Two Music, ma insieme a me voglio citare anche Alessandro Di Castro, il mio compagno di viaggio, che diciamo è colui che si occupa della mediazione con gli artisti, insomma lui ha il ruolo di convincerli a venire da noi. Speriamo avrà la possibilità di dare appunto a questa manifestazione, al messaggio, ai messaggi di lavoro e di pace di questa manifestazione di quest'anno, possa dare appunto la visibilità che merita e quindi uno slancio ulteriore, oltre che a questo, anche all'Isola dei Liri, nell'ospitare il più possibile le persone nelle nostre strade, nei nostri locali, nei nostri siti, visto che saranno aperti anche i siti archeologici in questa giornata. Noi ci metteremo il nostro con la musica. Dove si svolgerà il concerto? Il concerto si svolgerà nella piazza Santissima Triade, che praticamente si trova alle spalle della piazza principale, quindi adatta ad ospitare questo tipo di manifestazione. L'ingresso è libero, vi aspettiamo tutti.